Buonasera youtuberani, benvenuti in questa nona parte di The Last of Us. Buona visione e buon divertimento a tutti voi. Ed eccoci qua con la nostra avventura. E mo più avanti ci stanno, eccoli là, stanno proprio lì. E niente, ci stanno questi mostri sattoli che mo sconfiggiamo tutti insieme. Beh, sentite il rumore di quando si rompono la capoccia, no? Sembra che spiaccicate tipo un palloncino pieno d'acqua al muro, che fa? Fa così, spiaccicandolo al muro, sentite? Ho lanciato un palloncino al muro pieno d'acqua. E di nuovo. Ecco qua. L'hai accoltellata, bravo. Cioè, ho fatto giletta da nemmeno 10 cm di distanza, ragazzi. Ma vi rendete conto? Con un fucile a pompa ho fatto giletta da 10 cm di distanza. E vabbè, che devo fare? Non sono un genio. Infatti non mi chiamo Eugenio. No, tanto per capirci. E insomma ragazzi, che è successo fino ad adesso? Praticamente noi siamo riusciti a scortare fino a questo punto Ellie, insieme anche grazie all'aiuto di Bill, che è a quanto pare molto, come si dice, tolto come persona, insomma, via, non è di certo una persona amichevole, lo possiamo dire questo. Corri a lì, corri! Comunque, nei commenti, ragazzi, scrivetemi chi vi piace dei personaggi di The Last of Us, nel senso, a me per esempio piace un sacco Ellie, perché comunque una ragazzina di 14 anni che cerca di affrontare la realtà già a questa età, insomma, non è facile. Gli ho dato una di quanto pensassi. Devono essersi rifugiati da qualche altra parte. Gli ho dato una fucilata sulla capoccia. Come entriamo? Col manico del fucile. Bam! Qualcuno ha lasciato una scala. Insomma. E ecco qua. È lì perché comunque una ragazzina abbastanza forte, dai, ma non gli possiamo dare torto. Cioè, alla sua età che cerca di affrontare la realtà, che sa di essere, diciamo, la salvezza del mondo, non certo un'eroina, per carità, però la salvezza del mondo, nel senso che tramite lei si possano trovare un vaccino perché grazie Bill possa finire tutto questo, insomma. E poi, a parte il suo carisma nel dire sempre le parolacce, è molto carismatica pure come personaggio. Tutto bene, dobbiamo solo arrivare al cofano del camion. Hai sentito? Stanno arrivando, più in fretta. Ok. Entriamo veloci. Qua ci stanno altri batteria e ci leviamo dalle palle. Mostri. E te pareva, è lì. Non reggerà a lungo. No, meglio che scappiamo via. E dai, è lì. Dobbiamo entrare per muovite la batteria. Forza, Bill. Ci sono. C'è un barco svelti. Ma ne faccio fuori qualcheduno, almeno non siamo in pericolo. Però leva tempo. Come ti permetti di toccarmi? Io è meglio se vado. Oh cacchio, un clicker. Bill, muovite. Oh Bill, fai in fretta.
aiutami. Eccolo. Che è finito? È vuoto. Cosa? È vuoto, cazzo. Ragazzi, dove andiamo? Bill, dove? Ovunque, ma non qui. Muoviamo il corpo. Forza. Hai fatto il mio. E che noia, ragazzi. Allora, vediamo un attimino qui che si può fare, che non si può fare, perché lo si può fare, oltretutto quando lo si può fare. E insomma, adesso ci ritroviamo all'interno della scuola, sempre per portare Ellie nella sua classe, ma a quanto pare nei corridoi ci stanno anche questi nostri giocattoli. No, scherzo, raga. Dobbiamo raggiungere l'altra città per arrivare dal fratello di Joel. E niente. Comunque sia. Mo, ragazzi, io qui non c'ho voglia di fare lo stealth. Me la voglio sbrigare. Non mi interessa niente. Gli ho sparato nella gamba e continuo a correre. Per esempio, questa è una cavolata, cioè gli sparo nella gamba e continuo a correre. Dai, su. Oh, ce n'è un altro? Eccolo. Fatality. Ho schiacciato il palloncino al muro. Palloncino al muro. Io lo facevo da ragazzino. Riempivo i palloncini d'acqua e li buttavo addosso al muro. E facevano proprio il suo rumore. Che ricordi, ragazzi, quando ero piccolino. Allora, prendiamo un po' di munizioni, quel che ci serve, e andremo avanti. Joel, quella è la parte sbagliata, di qua. Ho capito, un attimo. Vai di fretta, Bill. Io non vado di fretta, ho detto vai di fretta. Vedi un po' te. Vedi te. Altri runner, altri creeper. Mi hanno un po' annoiato questi nostri fratelli. Non c'è mai una novità. Come, che dite voi? Non è vero? E che cacchio? Sono sempre gli stessi. Cioè, ormai mi sto talmente abituando che mi pare monotono sto gioco. Se possiamo passare dal corridoio. Cioè, a livello proprio di mostri mi pare monotono. Perché poi comunque la storia è super bella. Oh, no, è meglio che non spieghiamo bombe, va. Una bella bastonata. Oh, cavolo. Che c'è, Ellie? C'hai paura? Dai, su. Poco fa ho detto che sei una ragazzina forte e mi fai la spaventata. Aiutami ad aprirla. Pronto? Ancora una. Poi scrivetemi una, se volete, sempre, cioè non è obbligatorio, però se volete, cosa ne, che cos'è? Neanche a me. Oh, cacchio, questo è proprio brutto, questo è proprio brutto brutto. Ma guardate quanto è brutto. Oh, finalmente qualcosa di grosso poi, oltretutto. La bomba ha fatto cirecca. Faccio cirecca pure con le bombe io. Allora, come devo fare? Questo. Quello gli spara, io gli butto bombe e mica casca per terra. E dai, datti una mossa a morire. Via di lì! Ma mi sta facendo fuori tutti i proiettili, mi sta facendo fuori.
Quando si tosto? Si brutto e si tosto? Ma con me? Oh, finalmente gliel'ho fatta. Comunque dicevo, non è obbligatorio. È infetto da molto tempo. Quelli così li chiamiamo bloater. 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 Ok, capito. Odio interrompere le tue lezioncine di biologia, ma possiamo uscire di qui, per favore? Si chiama bloater. Va bene. Su quelle gradinate. Dammi una spinta, Joel. Comunque dicevo, per chi volesse scrivermi qualche commento qui sotto, perché no? Possiamo aprire anche un dibattito di come voi affrontate la realtà, di come l'affrontate la realtà. Se volete scrivetemi sotto, sono ben disponibile a rispondervi. O comunque sia, giusto una curiosità, per esempio io la realtà l'affronto. L'affronto giornalmente. Bene, dai, dai. Dal momento in cui mi sveglio la mattina, a seconda degli eventi, a seconda degli eventi che mi capitano, cerco una strategia per affrontare la giornata, insomma, via. Insomma, l'affronto al momento, ecco tutto. Non mi studio niente, non mi studio la giornata, non mi studio i momenti, quel che viene, viene, insomma. Io me la vivo così. E me la godo anche in questo modo, voglio dire. Perché è più bello senza programmarsi la vita, insomma. Li hai fregati! Ora sali! Tirami su! Ecco, come abbiamo appena visto, prima di salire su abbiamo dovuto sconfiggere degli altri runner. Certo che Bill mi poteva dare una mano però, eh. È stato lì fermo. Va bene. Questa me la leggo a dito, Bill. Non ti preoccupa. Vedrai, vedrai. Appena che non mi servi più, pum, una fucilata sulla capoccia. Solo perché non mi hai aiutato. Oh mamma mia, un altro runner. Boom! Mamma mia che cazzottone, ragazzi. Cioè, solo quello doveva esplodergli la testa. Come un palloncino. Non fermatevi, vi seguo. Su. Seguiamo a... a... L. Bill. Va bene, calmati però. Beh, è andata benone. Ok, vado e controllo questa parte di casa. Proprio benone è andata. Hanno avuto la stessa idea e hanno rubato la mia roba. Allora, quale diavolo è il piano B? Dovresti essere grato di essere qui a respirare. Quello era il piano A, B, C, fino alla cazzo di Z. Inoltre, dia Tesca e può prendere questo lavoro. Non mettere in mezzo Tesca. Questo non ha niente a che... Ma che... Oh, cacchio. Conoscevi questo tipo? Frank. Che cazzo è Frank? Sei impiccato. Era il mio compagno. È l'unico coglione che indosserebbe una camicia come quella. Ecco. Alla faccia della commiserazione. L'ha chiamato coglione. Ha dei morsi. Qui. Ok. Penso non volesse trasformarsi e abbia... Già, penso di no. Beh, si fotta. Guardate, dispiace per me. E c'è benzina. Alla mia batteria. Quello stronzo. Ecco. Vieni fuori. Vieni fuori. Ok, Dio.
La batteria è scarica, ma le celle sono ancora attive. Quindi? Quindi la spingiamo, la avviamo e l'alternatore ricaricherà la batteria. E funzionerà? Ascolta, volevi un piano B? Questo è il migliore al momento. Che ne pensi? Penso che tu guidi e noi spingiamo. Lo penso pure Gesù. Io. Altra roba mia. È stato un ladro questo Frank. T'ha preso tutto, Bill, visto? Allora? La batteria. Che fai? Rubi le mie cose e scappi? È così, Frank. Sentito? Dovresti cercare in casa. Penso ci siano altre scorte. Buona idea. E mi sa tanto proprio che vado a cercare qualche scorta. In ogni caso, ragazzi, dimmi quando vuoi finire questa storia. Ti farò un urlo. Questo gioco comunque è coinvolgente anche a livello emozionale del giocatore, insomma, guardando determinate scene, seguendo la storia, ti trascina, è pure emozionante. Per esempio all'inizio, per chi mi sta seguendo dall'inizio, dal momento in cui ho messo questo gioco, dal momento in cui li sto mettendo questa avventura sul mio canale, la morte della figlia di Joel, che comunque sia, è stato veramente emozionante, e come è successo soprattutto. Poi la morte di Tess, che lì pure è stato terribile. E poi c'è sta pure la morte dell'amico di Bill, che vabbè, non conoscevamo, quindi non ci siamo potuti affezionare a questo Frank, però è emozionante, veramente emozionante sto gioco su questo punto di vista. Va bene, Bill. Ok, mettilo in prima. Già fatto. Tieni il piede sulla frizione e quando si mette in movimento... So come si lascia la frizione. Come diavolo? Non mi interessa, non fare cazzate. Ok, Ellie, stai pronta. Ora, schiaccia ora. Schiaccia. Ellie ha fatto ciliccia. Al lavoro, ragazzina. Bill, non sei d'aiuto. Ellie, dobbiamo riprovare. Resta concentrata. Continua a girare a destra. Raggiungiamo la collina alla fine della strada. Ok, guardiamo dall'altra parte. Io mi volevo un attimino guardare intorno. Che succede dall'altra parte? Andiamo, va. Che? Oh, cazzo. Run e flicker insieme. Basta che poi qui non ci sta uno di quei bloater. O come si chiamano. Siamo a posto, torniamo al camion. Sto cercando di fare il verso del palloncino che dobbiamo solo superare la cima. Si batte contro un muro. Eccolo, questo. Prendiamo sto bastone, ci può essere utile, va. Cosa? Che? Oh cacchio. Pure le munizioni mi potrebbero servire, quindi... Ehi! Ehi! Oh cacchio, un clicker. Stavo sparando a Bill. Mamma mia, che bastonata. L'ha presa da tipo... quando si colpisce la palla da baseball, proprio quel movimento. Chissà se avrà fatto un fuoricampo Joel in questo modo. Immagina la capoccia che vola. ti ho rovinato la giornata, Bill. Forse questo è il problema. No, che vuoi che sia. Arrivo, Bill, fammi fare fuori sto clicker. Figlio di puttana.
Comunque, a livello fisico è proprio potente Joel. L'hanno fatto proprio bene su questo punto di vista, secondo il mio punto di vista. Scusatemi sempre il gioco di parole. Anzi, che mi sono fermato perché... Ok, Ellie, stai pronta? Quando comincio con i giochi di parole non mi fermo più. Ok. Ellie ce l'ha fatta a mettere in moto. Ragazzi, io mi sa che qui non è che scappo. Di più proprio. Vai, vai, accelera! Non posso stare a sprecare proiettili per niente. Ok, qui va bene. Ferma! Non farla spegnere, ok? Ok, a quanto pare Bill... La ragazzina ci ha quasi ammazzati. Ci lascia. Dai, ammettilo. Ha saputo cavarsela prima. Eh sì, ti do ragione. Non ce la farete. Ma che dici, Bill? Tieni. Che cos'è? Ti stupirai di quante auto hanno ancora benzina. Ah. Grazie. È un qualcosa... Ehi, Bill, riguardo al tuo amico... È difficile. E io... Beh... Siamo pari? Siamo pari. E allora vattene dalla mia città. Ecco, è che te la sei comprata la città. Vattene dalla mia città, te la sei comprata? Questo vuol dire essere egoisti. No, ci mancava che si metteva a piove. Ah, che succede, mo? Che? Ehi, non dovevi dormire. Oh, ok, dai. So che non si direbbe, ma questo è interessante da leggere, c'è solo un problema. Guarda qui, continua, puntini. Oh, odio la suspense. Dove l'hai preso? L'ho preso da Bill. E c'erano un sacco di cose sparse. Che cos'altro hai preso? Beh... Tieni, non ti fa venire nostalgia? Ehi, ma questa è decisamente più vecchia di me. È una cassetta, ragazzi. Niente, ma... Oddio. Beh, meglio di niente. Oh, sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte. Mm-hmm. Non c'è molto da leggere, ma le foto sono interessanti. No, ma che? Ellie, quello non è per bambini. E dai! Come lo fa a camminare con quel coso lì in mezzo? Ehi, buttalo via, oh, smettila! Stai tranquillo, voglio capire meglio, do solo un'occhiata. Che... Ellie! Che queste sono incollate? Mi deludi! Ti sto solo prendendo in giro. Ciao ciao, amico! Ma dai, ragazzi, non se può, dai! Ellie, birichina, la bambina. Che non provi a dormire, eh? Non sono stanca. Va bene. Vedi? Si è addormentata alla fine. Alla fine dei conti si è addormentata. Che succede? Oh, cacchio. Non si passa. E adesso? Ecco, come non detto. Piano! Aiuto! Ma che? Andiamo ad aiutarlo? Allaccia la cintura, Ellie.
Ma scusa, è quel tizio? Non è neanche ferito. Ah, vabbè, se la fa finta. Per questo non era ferito, perché se la fa finta. Oh, cacchiarola. Oh, cacchiarola. E mo? Che posso fare, raga? Sto bene. Meno male. Scendi in fretta. C'è la nostra unica via di salvezza, Ellie. Oh, wee wee. Ecco, Ellie come al solito, delicato. Wee wee. Oh, cacchio. Oh, cacchio. Dai, dai, madosca, c'è mancato proprio un pelo, raga, madosca mia, brava Ellie, mozzico, mamma mia, se ti permetti di toccarla te faccio fuori con sta brutality, arvedi se la tocchi, vabbè, non te permette... Nessuno mi deve toccare Ellie. Ok? Chi mi sfiora Ellie se la vedrà con me. Ok? Se volete toccare Ellie, passate prima sul mio cadavere. E dopo se ce ne possiamo riparlare. Allora ragazzi, qui... Io vorrei sapere tanto chi sono questi bruti. Che se la acchiappano con una ragazzina poi. Poi su, allora ragazzi, come li facciamo fuori questi? Intanto fatemi cambiare arma, perché là c'è veramente poco munizioni su questa arma, già c'è poche munizioni pure qua. Poi mi metto a fa pure Cilecca, stiamo a posto. Che cosa? Oh, hai detto dietro di me, Ellie. Fatality. Anzi, brutality questa, va. Perché la testa non scoppia. Sull'autobus. Ecco, dietro gli scaffali. Mamma mia, c'è mancato un pelo. Che miopia. Coprimi, mi muovo. Coprimi. Te deve coprire lui, se c'è freddo coprite da solo, no? Vatti a piena coperta. Chi mi ha colpito? Allora, intanto... Ehi! Ambe, pure questi sono forti, eh! Ah, ecco fatto. Ok, vediamo se riusciamo a beccare qualcuno. Mi faccio da scudo con questo tizio. Vediamo se riesco a beccare qualcuno. Uè. Ok, sembrava che spara... Cioè, già lo sapeva che sparava in quel momento. Questo mi sta a fare difficile. E lo ammazzo. Allora... Non mi posso neanche curare, raga. Ah, cacchiarola. Oh, sì, invece. Sì. Ce l'ho fatto. Pensavo di non farcela, invece ce l'ho fatta a crearmi kit per curarmi. Ecco fatto. Mo spero che siamo a posto. Dove ti nascondi di rondirondello? Dove ti nascondi di rondironda? Ma perché no? Non lo vedo. A parte, eccolo. Ecco fatto. Bene, credo che fosse l'ultimo. Tutto ok? Sì, credo di sì. Bene, perché dobbiamo uscire di qui. Sai come funziona. Guardati attorno e vedi se c'è qualcosa che ci può servire. Ricevuto.
Bene ragazzi, spero che anche questa volta vi siate divertiti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like. Mi raccomando, commentate quello che ho detto nel corso dell'avventura di questa puntata. E attivate la campanellina. Buona serata e alla prossima, YouTuberani. Bella! Ciao! Bella! Bella!